morti ed entrare così nella sua gloria. Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Giovanni. Gloria a te, Signore. In quel tempo disse Gesù ai suoi discepoli: vi lascio la pace e vi do la mia pace. Non come la dà il mondo, io la do a voi. Non sia turbato il vostro cuore e non abbia timore. Avete udito che vi ho detto: vado e tornerò da voi. Se mi amaste, vi rallegrereste che io vado al Padre, perché il Padre è più grande di me. Ve l'ho detto ora, prima che avvenga, perché quando avvenga voi crediate. Non parlerò più a lungo con voi, perché viene il principe del mondo. Contro di me non può nulla, ma bisogna che il mondo sappia che io amo il Padre. E come il Padre mi ha comandato, così io agisco. Parola del Signore. Gloria a te, Cristo. Questa frase, che è quella che poi ascoltiamo ogni giorno durante l'Eucarestia, lascio la pace, vi do la mia pace, non come la dà il mondo. Questo è il buongiorno del nostro sposo, è il buongiorno del Signore. Ci svegliamo, dice: ti do la mia pace, tranquillo, non turbarti, non aver timore, lì il tuo cuore, lì dove decidiamo, lì dove siamo noi stessi, è così spesso preda del turbamento, cioè di qualcosa che ci appesantisce, no? ci strozza, ci soffoca. Perché l'opera del principe di questo mondo è convincerci che la pace bisogna farcela, bisogna costruircela noi. Costruircela noi con le nostre capacità, con le nostre alchimie. Noi conosciamo l'ONU, conosciamo, no, i trattati di pace, conosciamo. Ieri hanno. Ci ha celebrato questo il giorno della liberazione, e sempre la pace si stipula sul sangue dei vinti, sempre. E qui la pace del Signore è tutto il contrario. La pace che porta Gesù Cristo è la pace dell'agnello che ha vinto lasciandosi sgozzare. Per questo dice: non avrebbe nessun potere su di me il demonio, ma il mondo e voi nel mondo. Avete bisogno di capire, sapere, conoscere che esiste il Padre, cioè che esiste un fondamento per la pace. La pace, Shalom, è il bene messianico per eccellenza, è quello che attendeva Israele, quello che ancora attende Israele, e di fatto non c'è pace in quella terra. Perché c'è un legame carnale con la terra, c'è un legame con se stessi. Non ci può essere pace laddove si difende le proprie posizioni, si difende le proprie idee. Non ci può essere pace vera e duratura, perché sempre quei centimetri di territorio saranno contesi, sempre torneranno dopo 200 anni. No? Questa è la storia che noi conosciamo, specialmente in alcuni territori un po' particolari, no? Ma questo è quello che avviene nel nostro cuore. Non può esserci pace tra moglie e marito, vera e autentica, se il marito o la moglie o entrambi continueranno a difendere quei centimetri di idee, di criteri. È impossibile. Di tempo non è possibile. Così non è possibile in qualsiasi relazione, in un convento, nel lavoro, dove sia. Per questo Gesù Cristo ha mostrato la sua pace, perché ha detto: prendete tutto. Anzi, sapete che cosa c'è? Che non siete voi che mi togliete la vita, non siete voi che entrate nella mia nazione, cioè nel mio territorio, e mi rubate qualcosa, ma sono io che ve lo offro prima. Questo.
questo comando ricevuto dal Padre mio, no? Di dare la vita. Allora, non sia turbato il tuo cuore, perché? Perché c'è una possibilità di essere felici veramente, di toccare e vivere nella pace. Se non c'hai pace, questo è chiaro, questo è proprio matematico, non c'è bisogno di essere chissà che direttore spirituale. Se non hai pace nel cuore, vuol dire che qualcosa tra te e Dio non funziona, tra te e Gesù Cristo non funziona, tra te e il tuo sposo non funziona. Perché posso avere la malattia più grave, posso essere in una fase terminale, posso avere i figli nei peggiori macelli, posso avere il mio matrimonio distrutto, posso avere mio marito che mi ha lasciato, posso avere le difficoltà, le sofferenze, anche i fallimenti, no, nella missione, posso avere una parrocchia terribile o un vescovo, un viceparroco, dove non, posso avere qualsiasi cosa, sul lavoro, dove sia, ma non perdere la pace, perché la pace non è del mondo, è un'altra cosa, è la certezza che Dio mi ama, è la certezza che c'è un padre che mi ama, che provvede alla mia vita. Che è una casa, che è un posto che nessuno mi può rubare, è shalom, è ogni bene, ogni grazia che Dio mi dà. Se dall'esterno qualcosa ha il potere di farmi perdere la pace, vuol dire che ho prestato ascolto a una menzogna, ho prestato ascolto al principe di questo mondo. Non si può perdere la pace. Questo è un criterio fondamentale per vedere come stiamo. Ogni giorno, perché perdi la pace? Perché stai difendendo te stesso, perché stiamo difendendo il nostro criterio, per una cosa che bisogna decidere, nella scuola, nel convento, dove sia. Chi difende se stesso, prima o poi perde la pace. Che cosa vale di più? Che cosa vale di più? La pace, quella per cui Giovanni XXIII, no? La cosa più importante per lui, la mia pace è la volontà di Dio, è la mia pace. Cioè, compie la volontà di Dio, è la mia pace. Lui era contento così. Qualsiasi cosa accadesse, Papa, Vescovo, Nunzio, ma non è lui soltanto tutti, no? Allora, cos'è più importante? La pace? Perché se hai pace, compirai la tua missione. Perché se hai pace, trasmetterai pace. Perché se hai pace, troverai la gente che verrà accanto a te, toccherà la pace, sarà coinvolto dalla tua pace. O la pace che è il cielo. Oppure vale di più il tuo criterio, stupendo, santissimo, meraviglioso, che proprio sei il criterio che proprio nessuno, cioè quell'idea che tu hai avuto, quel pensiero che tu hai, quella cosa che tu hai deciso, quella cosa che tu vedi chiarissimo, chiarissimo, bisogna fare quello, perché? Perché? E se ti venisse un ictus e morissi in questo momento, quel grandissimo e stupendo progetto, chi lo porta avanti? Ma noi stiamo difendendo lì. Ma se c'è Gesù Cristo, lo sposo che ogni mattina ti dice, ma coraggio, sono io con te, ti do la mia pace, guarda, nasconditi nelle mie ferite. Allora, ma sei libero? Dici, guarda, così. No, io penso che sia meglio così, forse anche puoi discutere, non succede nulla. Ma il momento che, va bene, sai che c'è? Dio è più grande di tutto. Dio è più grande anche del principe di questo mondo, anche se nel convento, dove sia, si decide una cosa che io proprio non condivido, Dio è più grande. Ed è più importante che il mondo sappia che io faccio la volontà, cioè che Gesù Cristo è vivo in me e fa la volontà di Dio, cioè è in pace con Dio, vive con Lui. Questo è più importante di qualsiasi cosa. Poi Dio compirà la sua volontà, nonostante i nostri errori, nonostante questo è un segreto che il mondo non conosce. Molto difficile anche no? Nella vita religiosa, nelle famiglie, perché siamo tutti superbi. E la superbia fa cazzotti con la pace. Chi è che riceve e accoglie la pace? L'umile. Colui che si umilia sotto la mano potente di Dio e segue l'agnello umile. Ed è sposo, dice, seguono l'agnello dovunque egli va. Agnelli con l'agnello. Questi hanno pace. Che il Signore oggi ci conceda questo, di essere consolati, che sia con la nostra solitudine, con le nostre difficoltà, con le nostre angustie, Gesù Cristo, nostro Signore, che porti la pace fino alle zone più profonde del nostro intimo, perché non ci difendiamo, ma offriamo la nostra vita, per questa generazione.